se vi volete veramente cagare addosso dalla paura, questo è il gioco che fa per voi. Paranormal VHS, praticamente parla di questo tizio James che va in un ospedale abbandonato, in un ex manicomio abbandonato. Ma come ci va? Con solo una telecamera. Quindi abbiamo la telecamera, possiamo zoomare, possiamo perderci nel bosco come dei cretini e non trovare, se magari accendo la torcia. Quindi noi entriamo da qua, ma la porta è sbarrata. Ma vaffanculo, vaffanculo, scusate, dove cacchio devo andare? Qua imprigionato con un demone. Un altro cadavere. No, qua parla della porco diavolo, cazzo, bagno, c'era qualcosa. Eccola la cattivona del gioco. Oh, nella caverna, la grotta diciamo artificiale, ma è grande la miniera qua, minchia. Porco, stavo questo corpo non mi serve. No, notizia, no, sta facendo come, si è capito che martello è. No, ma chiuso, chiuso dentro, sapevo io. E adesso, oh cazzo, ciao Chester Copperpot. Buonasera, su, mi sa mica indicare l'uscita. No, Porco diavolo Cristo! E che cazzo! Stavolta non ho mai spaventato perché me lo aspettavo. Chi è? Salute, ciao. Adesso non mi fai. E quindi? Sei il contenitore perfetto. Quindi dopo tutta sta sbattita, il tuo corpo è forte, la tua mente è debole e la tua anima è matura per essere presa. Credevate di poter fuggire da questo posto? Ma siete sempre stati destinati a rimanere. Vi libererò dalla vostra patetica esistenza. Forse se vai dal dentista a rifarti i denti, farti mettere un apparecchio, è meglio. Ok, quindi finisce. La telecamera cade e rimane così, la videocassetta. Mi fa venire in mente The Blair Witch Project, un film di un po' di annetti fa. Però i jumpscare ci sono e il gioco è bellino, quindi vabbè. Allora, dopo un'approfondita indagine della polizia presso l'ospedale, è venuta alla luce l'orribile verità delle sue atrocità. I corpi delle vittime e dell'infermiera hanno rilevato le crudeli torture subite, eccetera, eccetera. L'infermiera prendeva il corpo, le parti dei cadaveri per fare il corpo perfetto, per farlo possedere dall'identità. Tuttavia l'unica cosa che è stata trovata di James è la sua videocamera VHS. Il nastro VHS contiene tutti i segreti dell'ospedale e non è mai stato mostrato al pubblico.